dopo 34 anni di foto antiquaria, tu ancora riesci a portare qui le novità, diciamo le cose belle ancora di questa foto antiquaria, sia con le attrezzature e sia appunto con le mostre? Sì, effettivamente foto antiquaria, devo essere veramente sincero, anche se immodesto, ma ancora è una di queste manifestazioni che regge, nella piazza regge, viene tanta gente, vengono tanti espositori e anche ci fanno tanti complimenti, per cui sono molto contento. Sì, e in effetti probabilmente la cosa interessante è che ci sono anche queste novità, c'è Extracolor con le stampe su tutte le superfici possibili e immaginabili, c'è Toscana Photo Service che ha portato questo ritorno al passato invece che il ritorno al futuro con le Polaroid, che sembra che vadano, le Polaroid che fanno le foto immediate, le Polaroid del futuro, però sì, Polaroid del futuro, però con un concetto ormai vecchio, insomma, no? Che ritorna, e sembra che ritorni anche la mania della stampa su pellicola, anche la fotografia su pellicola. Ma gli espositori del futuro ci saranno oppure? Ecco, questo purtroppo è un argomento un pochino delicato, perché queste fiere richiedono tanti sacrifici, tanta passione, e purtroppo bisogna dire che i giovani non hanno voglia di fare queste cose, per cui attualmente non c'è un grande ricambio. Però tiriamo avanti, siamo contenti, siamo fiduciosi, abbiamo un grande futuro davanti.